Sono piccino io. Adesso faremo una visita un po' alla cantina. Adesso state bevendo il grechetto, che è un vino che non c'era né la sera né dopo, perché dopo riterremo il trebbiano spoletino che avete bevuto, che sembra apprezzare. Quindi adesso tuttora non è un'azienda che tu si fa solo vino. In totale sono 170 ettari, i vigneti sono 45, ci sono 40 ettari di bosco, 10 ettari di oliveto e poi nel fondovalle facciamo grano. Cioè, li usavamo anche da prima, diciamo alcuni vini si imbottigliano già, anche non confezionano, perché poi quello che deve andare al mercato americano dicono, è entrato il vino, alla fine del giro la bottiglia è piena, c'è il tappo, c'è le gambe. Carducci? Cioè, è stato un cibo marmoreo. No, bene. Un cibo. Io di più non lo vedo. Sì. Guarda che luce che c'è, bella. Sta pistando, Grazie.
città che vi ma fino al gomito, però. Finalmente le scarpe. Non ti girare. No, metto le scarpe nel giallo. Non fare il tifone. Non è che sto a pipone, scivolo. Così. No. No, fai così, stai. La lavorazione artigianale senza coloranti, senza conservanti, la stagionatura naturale e tutto ciò che vedete facciamo. Tanti auguri e questo brindisi e questa occasione dedichiamo da Giancarlo e Anna e non so chi è con noi. Auguri! Lo Food Siena è stato qua. Lo Food Siena, io vi ringrazio, siete stati veramente gentili nel visitarci. La prossima volta avrete organizzato meglio, siamo più veloci. Ma se siamo slow, siamo slow. Oh, ma quando si apre? Quando si apre lo spumante, Marco? Spiegaci. Ma sì, deve fare il tocco. No, no. Tanti auguri a te. Ha creato appunto i vini e fa lui il vino, il cantiniere. Il baro panino, guardate. Al baro. Sito. Solo la festa. Quanti ettari sono la tiene? Non ci piace.
Ha detto 30 ettari e praticamente che vengono usati per... La storia del Sagrantino passa anche per la cantina Danti e trova in Alvaro Palini uno dei maggiori protagonisti. Alvaro è per tutti il sarto cantiniere. Chissà perché questi mestieri così distanti nella sua persona calzano perfettamente. Gli altri sono tutti su ruota, perché quando un giorno si fa, o due giorni, si fa una cosa, si mettono in linea quei macchinari. Quando si devono confezionare i cereali e legumi se ne mettono in linea altri e quindi in una unità produttiva facciamo più famiglie di prodotti. Quindi noi dai cereali e legumi che diventa farina, oltre a produrre pasta, abbiamo un forno e facciamo dei panificati dolcetti. Poi dalla terra raccogliamo frutta e verdura e la trasformiamo con una piccola cucina in condimenti. Allora, ho scoperto questo vino biologico che sono fatto, ho scoperto questo signore, trattengo. È un vino un po' secco, questo è un vino secco. Mi avvicino a voi, che mi fa piacere se... Io una la tocco. Certo, sì. Questo sì, però la... in pratica metti di gnocchi, come messo, quindi avrebbe un tempo di cottura veramente velocissimo. Ma io la droga, dai,